In un gesto piccolo, un regalo per l'Italia, in oltre 80 città, la giornata nazionale degli abbracci. Oggi la prima giornata nazionale degli abbracci, un modo per dire no alla violenza e alla frenesia e nello stesso tempo un deciso sì al dialogo e ai rapporti umani. Abbracci gratis ai passanti per ricordare a non sfigati partecipanti che spesso un semplice gesto e un sorriso sono il modo più semplice e diretto per instaurare un contatto pacifico e aperto con gli altri, la ragione più giusta per fermarsi. Un po' stupito, poi però davvero nessuno ha rifiutato la calorosa stretta e la giornata nazionale degli abbracci, la prima del genere che ha coinvolto la quasi totalità delle piazze italiane. Scaldare il clima e l'anima, far sentire il proprio calore umano alle persone che ci sono accanto, ma anche a chi ci passa vicino. La giornata nazionale degli abbracci serve proprio a questo, a testimoniare la vicinanza al nostro prossimo, non solo a chi ci è affettivamente vicino, ma anche a chi è accanto a noi, spazialmente. Nasce con queste premesse la giornata nazionale degli abbracci, per scambiarsi un segno di pace e solidarietà col prossimo. Abbracci gratis per ricordarci che è bello sentire il calore altrui, in un mondo fatto sempre più di singoli e poco di persone.
E su Repubblica vi voglio segnalare la lettera di un lettore. Ieri a Bergamo sono stata abbracciata e ho abbracciato dei giovani ragazzi che fermi in una piazza offrivano il loro abbraccio ai passanti. È stata un'emozione grandissima, il cuore batteva forte. Ecco, il giorno dopo le violenze di Roma è un bel insegnamento. Se la gente si abbracciasse ci sarebbe meno violenza e forse più dialogo e solidarietà. Mio figlio, che ha partecipato alla marcia degli indignati a Bruxelles, mi ha raccontato che anche lì, in un momento di tensione, un ragazzo spagnolo ha gridato abrazo colectivo, cioè free hugs, tradotto in inglese, cioè abbracciamoci tutti, e tutti si sono abbracciati e la tensione è scesa. Malgrado lo stupore e la reticenza iniziali, l'entusiasmo delle persone è stato palpabile. Ma mi sembra un'iniziativa eccezionale. Bellissimo, bellissimo, l'abbraccio è bello perché comunque senti un po' di energia. Mi piace proprio, abbiamo bisogno tutti di coccole. Un vero successo dunque per questi ragazzi che in questa festa hanno creduto sin dall'inizio e che si è rivelata più proficua di quanto si aspettassero, poiché sono riusciti nell'intento di rompere quel muro che impedisce a ciascuno di noi nella quotidianità di aprirsi all'altro. Ma il momento più toccante è stato l'arrivo in ospedale, l'incontro con i malati di cancro e i loro familiari, che troppo spesso in quelle fredde stanze d'ospedale si sentono soli a combattere contro il loro male, ha colmato di senso un gesto tanto spontaneo quanto pregno di significato. È importante per una persona in ospedale ricevere un abbraccio dall'esterno, ti fa capire che non sei solo. Sì, grazie a Dio, sì. E perché la prima cosa che vediamo in Dio e poi ci dà la forza, ci dà il coraggio di combattere e di andare avanti. Non resta che augurarsi che per il futuro non serva una giornata dedicata all'abbraccio per far sì che si generi tanta solidarietà tra le persone. Nel mentre, sulla scorta di questo successo, si programmano altri eventi.
Salve a tutti, noi da stamattina eravamo qui davanti con l'iniziativa Regalo Abbracci e veramente tante persone hanno abbracciato, si sono fatte abbracciare, c'è stato uno scambio di energia bellissimo, di amore positivo e quindi volevo ringraziare tutti i miei amici che sono qui adesso un po' infreddoliti, però con gli abbracci ci siamo scaldati il cuore, abbiamo scaldato il cuore di tante persone. Abbiamo abbracciato tutti perché pensiamo che attraverso un gesto, un piccolo gesto d'amore si possa cambiare prima di tutto noi stessi e indurre gli altri a cambiare loro stessi, affinché non ci siano persone che ci rappresentano, ma che noi siamo i rappresentanti di noi stessi come emblema di altruismo, di amore, tutto il meglio per tutto questo mondo che vive un momento difficile. Però dai momenti di crisi verranno... sono dei momenti per riflettere, per raggiungere traguardi migliori, più belli e più luminosi. Se qualcuno andando a casa volesse andare a vedere la nostra iniziativa, che si ripeterà a livello mondiale nel mese di giugno e in tutto il mondo, il sito è www.umaniindivenire.it. Quindi un saluto a tutti.